su, avanti, formazione. 1, 2, 3. We are the world. We are the village. Vabbè ragazzi, andiamo, incontro al cliente, entusiasmo! We are the world! We are the village! Ma che senso? We are the world! Che cazzo è? We are the village! We are the village! Chi archiamo qui? Lui! Qui cerchiamo, sarebbe proprio a pezzi. Senti, Valle Spluga, vuoi che io e Village People ti suoniamo una compilation di ginocchietti, schiaffi e calci nel culo? O preferisci sentire subito un mio single? Ma chi meni tu? Ma c'è con chi stai a parlare? Stai a parlare con Ottone! Ottone il ferro, il rame, l'oro! Lo stronzio! Senti, io e il mio gruppo abbiamo deciso di stabilirci qui nel profondo sud. Perciò villaggio, terra intorno, tutta nostra. Avete sentito ragazzi? Sono arrivati i Bronx di Riace. Eh sì, è proprio Jerry Calà. Le immagini sono quelle di Professione Vacanze, che è stato girato proprio qui. Ma andiamo a incontrare Jerry. Allora Jerry, dopo 30 anni si torna sul luogo del delitto, vero? Del pluridelitto, perché ho fatto diverse puntate. Dopo 30 anni no, devo dire che oggi quando sono arrivato, no, dalla statale e ho visto l'insegna di Cala Corvino, ho sentito un tuffetto al cuore. E infatti prima non ho detto niente, loro sono andati avanti con la macchina, dopo un po' li ho fermati e ho detto no scusa, torna indietro perché mi devo fare una foto di giorno, che infatti ho pubblicato sulla mia pagina Facebook, e dico devo fare una foto davanti al mitico Cala Corvino. Devo dire che Professione Vacanze, girata appunto a Cala Corvino, negli anni si sta rivelando forse un mito, di sicuro altrettanto quanto quei film che sono diventati un po' cult, tipo Vacanze di Natale o Sapore di Mare o Vacanze in America. Ma credo che addirittura forse li stia superando, perché credo che sia un record assoluto che questa serie, dopo 30 anni, al 30° anno, cioè non ha mai saltato un anno di replica, cioè sono sempre, è una serie che è stata sempre replicata anche più volte in un anno. L'unica cosa che non ho mai capito è perché non abbiano mai fatto la seconda serie, però questo è nelle mani del Signore. E per cui insomma veramente io credo che, poi vedo anche tutte le pagine fans che ha questa serie sui vari social, che ogni anno, per esempio c'è una pagina che all'inizio dell'estate incomincia proprio a scandire le giornate secondo appunto il villaggio di Cala Corvino, con tutte le foto mie e degli altri protagonisti della serie televisiva. E soprattutto vorrei ricordare anche quelli che non ci sono più, che hanno fatto Professione Vacanze, tra i quali una delle protagoniste, che era Jenny Tamburi, che è già qualche anno che è scomparsa, che appunto faceva parte del cast insieme a Gegia, agli altri
agli altri attori del Giorgio Vignali, agli altri attori della serie. E poi, Guido Nicheli, che è stato ospite di una puntata, la puntata dove c'era anche Mara Venier, mi ricordo. E poi Giuliana Calandra. È mancata anche Giuliana Calandra? No, no, no. Adesso c'era. Stavo ricordando i mancati. Facciamo le corde. Facciamo morire tutti qua, no. Stavo facendo un pensiero a quelli che non c'erano più e soprattutto a uno dei massimi artefici, al regista che mi ricordo per allora fu un record anche come tempi di lavorazione, che era il grande Vittorio De Sisti, il regista di Professione Vacanze, perché mi ricordo che giravamo due episodi in tre settimane, cioè una roba, e il film comunque, i film erano molto molto divertenti, e devo dire che la grande soddisfazione è vedere come questi telefilm ancora reggano il tempo. E poi io incontro bambini che intanto sono contento che mi riconoscono dopo 30 anni, perché sai, quello è già un terno all'otto, no? Cioè, che ti vedono adesso e ti riconoscono vuol dire che su per giù la fisionomia l'ho conservata, no? Non come quelle scene di classe che fai che non riconosci più nessuno, fortunatamente insomma mi si riconosce ancora. E devo dire che forse quell'umorismo così semplice, non volgare e alla portata di tutti, regge il tempo, e questo mi fa molto piacere. Il mio nome poi sia diventato molto legato al nome di questo villaggio, e credo di aver portato molti clienti, anzi insomma, se mi dovessero dare le percentuali di 30 anni potrei anche non lavorare più, insomma. Che è la cosa che più mi dispiace, no? Quando arrivo nei posti mi dicono ma ha visitato, ma noi arriviamo la sera, andiamo a lavorare, poi la mattina ripartiamo. Purtroppo l'unica cosa che veramente, della quale potremmo scrivere dei libri, sono i ristoranti, le cucine, questo sì. Però insomma, ecco, oggi sono riuscito a stare, insomma, a passare una giornata al mare, al Capitolo per esempio, ecco, ma è stato proprio raro, perché venivamo da un'altra serata sempre qua nelle Puglie, e domani poi siamo a Gallipoli, per cui ecco, questi tre giorni riusciamo anche a goderci un po' di giorno i paesaggi. Anzi, guarda, domani mattina vado in centro a Monopoli, va dai. Jerry, il segreto di Professione Vacanze può essere quello di avere avuto episodi uno diverso dall'altro con attori che si sono alternati, anche Teocoli. Allora, il segreto di Professione Vacanze intanto è il titolo. Cioè io ho fatto sempre, in quegli anni lì mi ricordo che facevo i film, chiudevo i film, erano altri tempi insomma, con molte più possibilità. Comunque io con i produttori chiudevo i film sui titoli. Io mi ricordo che andai da Bonivento, che fu il produttore di questa serie, e gli disse, sai, visto che io faccio il film delle vacanze, qua mi è venuta in mente un'idea, facciamo un film, una serie in un villaggio vacanze, lo chiamavamo. Allora c'era una serie americana che si chiamava Professione Pericolo. Allora io dissi, senti, facciamo una cosa, Professione Vacanze. Lui mi disse, cazzo, geniale, mi ha detto, dai, chiamiamo Silvio Berlusconi. Lui chiamò Silvio, io mi passai e dico, Silvio, mi è venuta questa idea, Professione Vacanze. E lui fa, fatela. Così era. Bei tempi, oggi sì. Oh, sì, ciao. Oggi devi dare tutti gli organi a disposizione del tuo corpo. Sì, infatti, e per cui io credo che poi, oltre l'idea, il segreto che è stata proprio la scrittura, perché noi, anche se è una serie frivola, no? Una serie apparentemente
scanzonata, così. Però noi per fare quella serie, io ho fatto uno stage con i miei sceneggiatori, ho fatto uno stage di una settimana con gli animatori della Valtura allora, che ci raccontavano delle cose che quello che pensavamo noi era niente, capito? Perché la realtà superava la fantasia. Per cui noi, forse nei telefilm qualcosa può sembrare esagerata, ma vi assicuro che in confronto a quello che ci raccontavano gli animatori veri della Valtour erano bazzeccole, capito? Per cui la scrittura è stata molto seria, addirittura tra gli sceneggiatori c'era anche una nota psicologa che era Maria Rita Parsi, per cui è stata una cosa fatta veramente a tavolino molto scientificamente e girata appunto, come dicevo prima, da un grande regista molto veloce e molto spiritoso che era Vittorio De Sisti. E poi devo dire che io in quel periodo succedeva questo, che siccome nel cinema mi incominciavano a dire ma tu però adesso nel cinema non puoi dire tutte le cazzate che ti vengono in mente, tutte le battute, cioè devi cominciare a fare dei film un po' più pensati così. Allora io approfittai di Professione Vacanze e dico vabbè, allora qui però fatemi sfogare perché non è cinema, è televisione. E devo dire che invece questo sfogo ha molto funzionato, perché io qua dicevo tutto quello che mi veniva in mente e forse avevo ragione io che, che faceva ridere. Questa. Uno che improvvisa, che è abbastanza noto, no? È Nino Bambi, no? Sul set. Ma però non crediate che le improvvisazioni, la bravura di Nino Banfi, come quella mia e di altri grandi attori comici, è quella di far sembrare che si improvvisa. Ma credetemi, quando si gira un film c'è molto poco di improvvisato. L'improvvisazione forse può scattare più nello spettacolo live, che magari ti trovi di fronte a una situazione con uno del pubblico o con una cosa che magari è successa il giorno prima, allora ti inventi una battuta, ma nel cinema tutto è a millimetri. Sì, certo, poi c'è un piccolo spazio, ma è molto meno di quello che si può credere. Tra l'altro, a proposito di Vittorio De Sisti, ricordiamo che diresse la serie con una gamba ingessata. Questo creò problemi. Sì, perché mi ricordo, perché lui appunto per far presto si agitava e lì su uno scoglio lì prima della spiaggetta è caduto e poi sì, metà serie la diretta con la gamba ingessata. Io non trovo che la comicità cambi molto, perché qua si continua a dire, ma sai, i meccanismi che provocano la risata sono sempre un po' gli stessi, capito? L'importante è trovare degli spunti nuovi, delle situazioni, delle cose, però insomma più o meno quello che fa ridere, ma infatti dimostra il fatto che questi film ancora se li programmano vuol dire che hanno ancora il gradimento. Ecco, invece io la cosa che auguro al cinema di oggi è che fra 30 anni abbiano lo stesso trattamento che abbiamo noi oggi dopo 30 anni, non lo so. Poi qua ho trovato altro grande personaggio, vieni qua. Lui faceva le radiocronache, presentati, sono Nunzio. Buonasera, Nunzio Piletti, 99,7 MHz in modulazione di frequenza stereo. Siamo visti come, vedi, come se non fosse passato il tempo. Anche lui è riconoscibile, però complimenti. Sì, c'è stato il trucco tutto il pomeriggio. C'è stato. Sì, facevi sì, sì, due sì. Personaggi in quella serie. Sì, facevo il personaggio di Nunzio Piletti e poi con Teocoli, esatto, il Latin Lover. Il Latin Lover, insomma. Ecco, poi anche il successo di quella serie fu anche un po' questa idea. Assolutamente, secondo me, che allora era un'idea nuova, un'idea molto nuova, anche rispetto alle serie americane in quegli anni,
abbiamo avuto l'idea di chiamare dei grandi personaggi a fare i guest di ogni puntata, hai capito? Che allora insomma non era una cosa, capito? Che noi ci siamo riusciti perché erano attori che facevano parte del nostro entourage, hai capito? Perché c'era Amendola che aveva fatto i film con me, Sabrina Salerno no, era una new entry perché aveva 19 anni Sabrina Salerno. Poi c'era la Ferilli, poi c'era Teocoli, poi c'era Benvenuti dei Giancattivi, insomma, anche quello insomma, secondo me ha giocato molto. Perché anche il clima d'amicizia ha influito, si vedeva, chiaro, quando ci si diverte. Guido Micheli, Maraveni, insomma c'era tutta diciamo, un entourage di gente che già faceva parte della stessa cricca. Hai portato fortuna anche degli animatori che poi sono diventati degli attori. Fra l'altro, quando siamo arrivati qua c'era Giacomo con la Poretti, che era, allora era sua moglie, e che lavoravano qua come gli animatori che sono venuti a salutarmi prima e che sono venuti lì a chiedere insomma se potevano fare una particina e siccome erano bravi e poi sono rimasti nel film. Beh, questo insomma gli ho portato credo molta fortuna. Anche loro percentuali qua, però le percentuali non le paga nessuno qua, ragazzi. Quello no. Ascolta, vado a vivere da solo, l'hai rifatto. Quindi Professione Vacanze, come potresti chiamarlo per una seconda serie? E chi chiameresti? Ma sai, io credo che certe cose bisogna lasciarle stare lì così. Cioè, secondo me una seconda serie andava rifatta subito, hai capito? E io non ho capito perché non l'hanno voluta fare. Loro mi hanno detto, ma va talmente bene questa, la rifacciamo ogni anno, è inutile che spendiamo i soldi per farne un'altra. Così mi rispose. A me mi è dispiaciuto, insomma, mi sarebbe piaciuto rifarla, però insomma ormai, secondo me però certe cose bisogna un po' lasciarle lì, bisogna un po' lasciarle lì dove sono, perché secondo me così restano ancora più importanti e più nel cuore della gente. Il Pallone 2 non ha avuto lo stesso successo del primo, per esempio. Sì, non so, vabbè, adesso io non voglio parlare, io non parlo mai degli altri. Quando ti rivedi, qual è l'episodio di Professione Vacanze che ti fa più ridere? Ma guarda, mi fanno ridere tutti. Quello di Teo è fortissimo. Quello di Teo, ecco, forse quello di Teo. Benito non si arrende. Sì, quello di Teo forse uno. Ma anche quello con i punk, ragazzi, quello dove io faccio anche la canzone punk. Fra l'altro c'è stato uno che ha scritto un articolo definendomi l'ultimo punk italiano, dicendo che io ho fatto quel pezzo lì, che io l'ho fatto in te. Ho detto dobbiamo girare di Sisti, mi disse senti, facciamo questo punk, dice devi scrivere la canzone. Come devo scrivere la canzone? 10 minuti l'ho scritta questa roba qua. Mi pattini e mi spettini, il sudore delle ascelle, così, con la chitarra ho improvvisato. Era bello, erano tempi che, capito, veniva fuori così. Adesso sembra che sia stata rivalutata anche questa canzone, addirittura mi paragonano agli Schiantos, ai Ramones, cioè veramente. Truzzoni tifosi, questa sera eseguirò per voi un mio pezzo dal titolo Pattini e ti spettini. Mamma mia, sei forte! 1, 2, 3, 4. Tu pattini e ti spettini, ti peli delle ascelle, ti scaccoli coi guanti mentre vai sulle rotelle, i tuoi capelli unti.
sono come mortadelle, fai schifo, tu sei lurida, ti amo veramente, quando mi cadi addosso col tuo body puzzolente. Comunque vabbè, va bene tutto. È la parte più bella che ha avuto in pochissime vacanze? Sabrina Salerno in assoluto, beh, insomma, che è ancora una bellissima ragazza, signora, madre, con la quale ci frequentiamo, perché lei sta a Padova, io con la mia famiglia stiamo a Verona, e veramente era bella ed è rimasta bellissima. Ma è proprio lei! Ah, mi ha riconosciuto! Sì, sono proprio io, Mia Star! Che bel nome! Eh sì, Star come stella! E anche come doppio brodo! Eh già, è vero! Dello spettacolo di stasera ve lo dovete vedere, perché sennò siete degli stronzoni che venite qua e poi andate a dormire e scrivete senza aver visto lo spettacolo, invece ve lo cuccate e poi ci scriverete.
discutere, Adriano, guariccione, siete mai stati a Riccione? Riccione una volta era molto di moda perché giravano tanti personaggi. Io mi ricordo che una sera ho conosciuto Giovanotti. Voi lo conoscete Giovanotti? Ma lo conoscete bene? Perché questo qua sembra un ragazzo, ma a me mi deve ancora dei soldi. Non ci credete? Che la musica, ci fa star bene, è umani di silenzio! Avete capito cosa mi ha rubato Giovanotti? Chi è che ha inventato libidine? La libidine, adesso io faccio il playback e voi fate la voce. Pronti? Tutti, eh? Uno, due, tre. Morire, ciao, grazie. È stato molto carino perché mi ha cantato la mia canzone preferita che io vorrei innalzare questa sera con tutti voi da Cala Corvino! Voglio una vita che non vai, voglio una vita come quella in tutti. Voglio una vita esagerata, voglio una vita come stipendi. Voglio una vita che non è mai tardi, in quelle che non dormi. Voglio una vita che non mi è carico. E poi ci troveremo come sta, a bere del whisky a Cosima. Forse non ci troveremo mai, ognuno ricorre. Ormai il prolungamento, come dice Fede, dammi qua che... dammelo qua! È un iPhone?